Leghi. Si è da poco conclusa in Senato l'audizione del ministro Gualtieri in merito alla questione del MES. Veniamo quindi a sapere da questa audizione che il testo del trattato MES è da considerarsi chiuso e inemendabile. Quindi veniamo a sapere dalle parole del ministro che in spregio a una precisa risoluzione di questo Parlamento, il presidente Conte ha dato l'assenso a un testo che è diventato inemendabile e su cui questo Parlamento non ha mai avuto la possibilità di esprimersi e discutere. Penso che sia una cosa gravissima. Colleghi, colleghi, colleghi. Colleghi, questo si tratta, vi ricordo che un trattato internazionale diventa in pratica sovraordinato alla Costituzione. Noi qui stiamo parlando di piccoli interventi che possono fare del bene a tante persone e dall'altra parte abbiamo decine e centinaia di miliardi che passano sopra la testa del Parlamento senza che questo Parlamento abbia avuto l'accortezza di essere informato. E quando in audizione è stato chiesto al Ministro perché non fosse stato informato il Parlamento, il Ministro ha detto: beh, è stato messo sul sito della Commissione Europea. Ma questo è un Parlamento e agisce per atti. La traduzione è arrivata in Senato, la traduzione di questo trattato è arrivata in Senato settimana scorsa. Ma ci rendiamo conto di cosa parliamo? Cioè, qui c'è stato un'infedeltà in affari di Stato, è un reato. Qui l'avvocato del popolo dovrà cercarsi un avvocato, perché questo Parlamento è stato del tutto scavalcato. Non è possibile che una cosa di così grande rilevanza... Colleghi, dobbiamo... Colleghi, concluda Borghi. Non è possibile, concluda, che una cosa di così grande rilevanza sia stata fatta alla totale insaputa del Parlamento e senza che il Parlamento si sia potuto esprimere. Il Parlamento ha dato un mandato preciso al Presidente a giugno. Eravamo qua tutti e l'abbiamo detto noi, l'hanno detto i colleghi del 5 Stelle, perché Duve è stato chiarissimo in merito e l'ha detto persino anche la collega Quartapelle del PD. Eppure, in spregio di queste indicazioni chiarissime, perché non ci sono solo le risoluzioni da interpretare come una zecca garbugli, c'è il dibattito ha un suo peso e viene verbalizzato, gli è stato detto di non approvare nulla e invece scopriamo che il testo è approvato inemendabile. Pensate un po' che sempre il ministro ha comunicato che l'Estonia e la Lituania hanno espresso riserva parlamentare, quindi loro possono emendare, noi non possiamo, perché il nostro Presidente non ha espresso alcuna riserva parlamentare su questo testo. Qui si è passato sopra il Parlamento, è una cosa gravissima, su un trattato internazionale, deve arrivare qua subito, subitissimo, e penso che questo debba impegnare tutti gli altri colleghi, perché qui non è destra e sinistra a favore o contro, questo è uno sfregio al Parlamento, questo è uno sfregio a tutti noi, che significa che per le cose importanti noi qua non contiamo assolutamente nulla, possiamo decidere soltanto del colore delle cartine e delle caramelle, per i trattati internazionali ci pensa qualcun altro e guarda caso il Parlamento non deve essere considerato. Ci hanno detto che possiamo soltanto ratificare o meno a scatola chiusa, ma ci ha già anticipato che se per caso mai ci passasse di testa l'idea di non ratificare, le conseguenze sarebbero gravissime, perché a questo punto non si può toccare niente. Quindi la nostra opinione è chiara, noi vogliamo qua il Presidente subito, e se non arriverà qua lo porteremo in tribunale, perché a questo punto l'avvocato del popolo si dovrà cercare lui un avvocato.